Questo video si intitola Autocoscienza 1, che significa che ne seguiranno altri. Voglio parlare di me, di come mi sento, di come sto in questa situazione. Io sono letteralmente disperato, perché vedo che un intero popolo è disposto a scambiare la libertà per la sicurezza. E in questo scambio si acceca e perde la capacità di ragionare, di guardare la realtà, di ricordarsi che cos'è la vita? La vita, che ci piaccia o no, è lotta. Siamo esseri biologici, mangiamo e veniamo mangiati. Mangiamo altre specie ed altre specie mangiano noi. Non si scappa questo. Con alcune, anzi con molte di queste specie, costruiamo delle alleanze con i batteri, con i virus. Voi sapete che nel caso di un viaggio interstellare che dovesse durare tanti anni, si vorrebbe il problema di costruire un ambiente che consenta alla flora batterica e virale di sopravvivere, perché senza i nostri alleati, batteri e virus, noi saremmo morti. Ecco. Quindi alleati biologici, nemici biologici, è così che funziona la vita. Signori, ma qua è stato dimenticato tutto. In questa lotta, in questo equilibrio biologico, a volte le cose vanno un po' meglio, la vita media si allunga, a volte succede qualcosa per cui si arretra un po', la vita media si accorcia un po'. In realtà la vita media si accorcia soprattutto a causa non di altre specie, ma della nostra stessa specie. Teniamolo presente, che impazzisce, attacca se stessa, fa le guerre, genera distruzioni, mostruosità. Questo ce lo siamo dimenticati, o meglio, ve lo siete dimenticati in gran parte voi ipocondriaci, che credete di poter vivere in eterno. Non volete accettare il semplice dato di realtà, che per vivere bisogna essere forti. E i forti vivono. C'è poco da fare, è una tautologia. No, figuriamoci. Davanti ad una minaccia ridicola dal punto di vista proprio dei numeri. Così ci viene presentata. E non può essere diversamente, perché al di là delle mappe che vengono pubblicate sui giornali, queste mappe del mondo piene di punti rossi grandi, sembra l'America è tutta rossa, per esempio, no? La realtà dei fatti è che quelle mappe non rappresentano, non sono fotografie dei falò delle cataste di morti, sono fantasie, non ci sono le cataste di morti. E però il terrore regna sovrano, dilaga. E io non riesco a rassegnarmi a questo fatto. Proprio non ci riesco, non ci posso fare niente. Mi sono ammalato. Forse il Covid mi ha preso il cervello. Forse. Io mi sono ammalato proprio. Per me questa storia del Covid è diventata una malattia. Perché non riesco a farmi una ragione.
di come sia possibile. Parliamo qui dell'Italia, che è un intero popolo di 60 milioni di persone, si possa bere questa storia e accettare le mascherine, le limitazioni alla libertà. In realtà non è vero. Qui vi devo dare una grande notizia. In realtà non è vero. Fatta salva una sparuta minoranza di veri malati mentali, ipocondriaci gravi, la maggior parte della gente a questa storia non ci crede, perché io con le persone ci parlo, con le persone del popolo naturalmente, non con gli idioti che stanno sempre a postare su Facebook e che per senso di appartenenza a questa o quella parte politica continuano ad essere fedeli a queste parti politiche davanti a un fatto così eclatante, non sono capaci di fare un salto e dire: oi ragazzi, basta, piddini, leghisti, grillini, forse italioti o altro, qua ci stanno a rinchiudere in casa, perché cosa? Ecco, questa è la gente che affolla i social, che sono di parte, coglioni proprio. Ma se andiamo a parlare con il popolo vero, quello che posta i gattini su Facebook, che dice, fa vedere la fotografia di quando sta al mare, quando sta a raccogliere i funghi, e non parlano di politica queste persone, se gli si va a parlare, se gli si incontra veramente, la prima cosa che salta agli occhi, evidente, è che queste persone, per fortuna, del virus non hanno minimamente paura. E infatti, non appena stiamo un po' insieme fra di noi e siamo sicuri che non ci sono degli infami, la mascherina vola via, ci avviciniamo, parliamo senza nessun problema. Poi, non appena si rientra sulla pubblica via, tutti con la mascherina, tutti. Perché? Perché come mi ha detto un lavoratore ieri, caro Fiorenzo, mi ha detto, dobbiamo fare quello che ci dicono, altrimenti questi ci ammazzano. Questa è la verità. Dobbiamo obbedire, perché questi ordini folli che ci vengono dati sono dei segnali, sono degli avvertimenti. Noi dobbiamo obbedire, altrimenti loro possono alzare il tiro quanto vogliono, perché hanno in mano tutti gli strumenti legali e soprattutto le leve per mobilitare le truppe per opprimerci. Siano queste le forze dell'ordine, la magistratura, le polizie locali, tutti i corpi ai quali basta dare ordini che vengono eseguiti questi ordini, perché queste persone sono inquadrate in una struttura gerarchica di comando, quindi non possono, scusate, insetto, debole, schiacciato, non possono non obbedire. E spesso poi in questi corpi ci sono anche persone che capiscono che è arrivato il loro momento, il momento della loro rivalsa, queste guardie che finalmente hanno il diritto di vessare i cittadini che girano senza mascherina. Supportati in questo, da questa massa di teste di cazzo che per fedeltà di partito, fedeltà di parte, acriticamente sposano le direttive governative. Per non parlare poi dell'esercito degli immortali, degli ipocondriaci. Tutta questa massa organizzata di corpi, di persone,
inquadrate, sono in grado di opprimerci, perché noi, ognuno di noi, si muove isolatamente, anche se nella stragrande maggioranza, io di questo ormai sono certo, noi siamo convinti, sappiamo che è una balla, lo sappiamo, però non possiamo opporci. Che possiamo fare? Che possiamo fare? Ci hanno veramente incastrato, ci hanno messo nell'angolo. Perché per poter resistere dovremmo muoverci in modo organizzato, ma tutti i corpi organizzati, tutti i partiti, i corpi di polizia, i sindacati, il sistema mediatico, tutti quelli che stanno in questa greppia, e o ci guadagnano molto, oppure devono obbedire per ragioni gerarchiche e magari capiscono o apprezzano, gli piace il fatto di avere un po' di potere in più, tutte queste persone sono contro di noi e non sono mille persone, sono qualche milione di persone, una minoranza, ma qualche milione di persone che in questo modo riesce ad opprimere la stragrande maggioranza degli altri cittadini, i quali a questa cosa, io ne sono certo, o non ci credono per niente, oppure ci credono ma con riserva. E se non fossero tutti i giorni bombardati, condizionati ad agire secondo certe direttive che ci vengono continuamente reiterate attraverso un bombardamento spaventoso, si dimenticherebbero di questa storia del Covid. Se ne dimenticherebbero perché vedono che intorno a loro le persone continuano a morire di cancro, di diabete, di problemi cardiaci e di quant'altro. E quelli che ci dicono che muoiono di Covid sono persone arrivate già a fine vita, molto anziane, molto malate, e poi vengono queste cifre. Ma adesso adesso non muoiono neanche più, tra l'altro, non ci stanno manco più i morti come è successo ad aprile, quando per motivi da indagare c'è del marcio in Lombardia. Come si chiamava quel posto? C'è del marcio in Valseriana. Lì c'è stato un picco da spiegare, però. Non ci stanno manco più i morti. Ci sono i sani che un'analisi dice che sono malati. Esattamente l'opposto di quando uno si sente male, va a fare analisi e alla fine il medico gli dice: lei non ha niente, ma quello si sente male. Capito? E qui al contrario, te stai bene, non c'hai un cazzo, ti fanno un'analisi e ti dicono che tu sei malato, e non solo malato, sei un pericolo mortale per gli altri. No, io sono malato veramente, guardate, mi sono ammalato di questo Covid mentale, non riesco proprio a farmene una ragione, non riesco a concentrarmi su altro. Ma com'è possibile una cosa del genere? Come è potuto accadere? Come siamo arrivati a questo punto? Io non lo so, non lo so, è incredibile. Io penso che ce lo domandiamo in tanti. Quanti? Non lo sappiamo, perché se leggiamo i giornali, apriamo la televisione, sembrano tutti d'accordo, stiamo vivendo una grande pandemia, una situazione di grave pericolo per la nazione, per l'umanità, per tutto. Ma noi non lo vediamo, ce ne accorgiamo soltanto se accendiamo la televisione, leggiamo qualche giornale online o di carta, quei pochi che ancora comprano questi cazzo di giornali di carta, se entriamo in contatto con il mondo degli ipocondriaci, oppure se entriamo in contatto con il mondo dei fanatici,
che sono piddini e quindi il PD ha sempre ragione, sono grullini e quindi il movimento grullo ha sempre ragione, sono forse italioti e quindi il movimento forse italiota ha sempre ragione, e via di questo passo. Scusate, devo schiacciare un paio di animaletti che girano qui, uno e due, c'è un'invasione di strani animaletti, da 3-4 giorni si staranno riproducendo con grande vitalità, io li schiaccio perché questa è casa mia, vadano a riprodursi altrove, la vita biologica funziona così, io sono più forte, li schiaccio e basta. La vita biologica funziona così, non la vita morale. La vita morale è un'altra cosa. La vita morale consiste non nel sopravvivere, ma nell'essere nel giusto. Mio padre mi diceva sempre, Fiorenzo, la ragione è defessi, aveva ragione. Ma è morto anche lui però. E allora, cos'è la vita? Solo sopravvivere? Ma non si può sopravvivere, sempre. Quindi c'è altro, c'è anche l'avere ragione. L'avere ragione è importante. Altrimenti siamo animali, bestie, topi, animaletti da schiacciare. Saremmo schiacciati anche noi, certo, certo. Ma qualcuno ha ragione e qualcun altro ha torto. Qualcuno è nel giusto e qualcun altro no. Ora, che cos'è che è giusto? Eh? Che cos'è che è giusto? È giusta la ragione del più forte? E quindi hanno ragione questi che ci dicono che dobbiamo stare in casa con la mascherina, come topi, girare all'aria aperta con la mascherina, distanziarci? Oppure la ragione è qualcos'altro che prescinde dal fatto di essere più forti o più deboli? Questi animaletti che io ho schiacciato hanno torto perché io li ho uccisi? O hanno torto perché non devono stare a casa mia? Questo è il punto. Io non vado a caccia di questi animaletti senza un motivo. Li uccido perché sono in casa mia. È chiaro? E allora io ho ragione. Mi devo difendere. Quindi noi dobbiamo difenderci. Abbiamo ragione a difenderci. Dobbiamo difenderci. Anche loro si dovrebbero difendere, ma non possono farlo. Ed è la condizione in cui ci troviamo oggi noi. Noi siamo come questi animaletti qui. Veniamo schiacciati perché diamo fastidio. In che modo diamo fastidio bisogna capirlo. Forse hanno ragione i più esaltati fra i paranoici, io non arrivo a certi livelli, ma non ancora perlomeno, i quali pensano che vogliono diminuire la popolazione. Io più prosaicamente penso che come al solito ci stiamo ad accapigliare per la roba. E chi non è capace di difendere la sua roba, perché non capisce neppure che vogliono prendersi la sua roba, beh, se lo merita pure a questo punto di essere schiacciato. È la roba, la questione è questa, la roba. Una questione mondiale, evidentemente, no? Ma in Italia particolarmente acuta. Perché quello che sta accadendo in Italia non succede da nessuna parte, ragazzi. Quindi siamo al centro di un conflitto feroce per la roba, come al solito, per il cibo. Eh? E qui questo conflitto è particolarmente feroce. Ma non perché
la roba sia particolarmente scarsa, ce n'è tanta di roba da noi. Il punto è che secondo me qui da noi in Italia ci sono delle belve particolarmente feroci, delle belve che da secoli razziano questo paese e si sono messi in testa di fare l'ennesima razzia. Che non consiste nello sterminarci, perché dovrebbero sterminarci? Siamo un popolo capace, siamo gente che sa lavorare, che sa produrre, perché dovrebbero sterminarci? Non ci vogliono sterminare, no. Ci vogliono riorganizzare come fa comodo a loro e lo fanno in modo violento perché sono delle belve feroci, incapaci di un rapporto dialettico con gli altri. Questa è la questione da capire. Nemmeno perché sono particolarmente cattivi, no, vogliono fare quello che si fa ovunque. I più forti sottomettono i più deboli e si pigliano la roba loro. Ma qui da noi, questi che sono più forti, sono particolarmente duri di testa. Hanno una visione del mondo che è molto semplice. Io comando e tu fai quello che dico io. Questo è la catena di comando. La vogliono ricostituire in maniera fortissima. E questa è la cosa che va capita, secondo me. Lo scontro è fondamentale. Sì, è utile fare analisi economiche, analisi politiche, però poi alla fine bisogna scendere ai fondamentali. In alcuni momenti bisogna scendere ai fondamentali, tornare lì, quando il conflitto diventa feroce, così come è oggi. Questi vogliono la roba nostra, ci vogliono riorganizzare, farci continuare a lavorare per loro, ma senza nessuna trattativa, senza nessun rapporto dialettico. Noi non esistiamo, noi dobbiamo soltanto obbedire. E allora come si fa? Si terrorizza la mandria, la si fa impazzire, e quando la mandria è impazzita, anche quei pochi che hanno mantenuto la calma, come se permettete, il sottoscritto e pochi altri, che possiamo fare? La mandria è impazzita, si muove. Che fai dentro una mandria di bufali che sono impazziti di paura? Puoi fare niente, non puoi fare niente, questa è la situazione. Farla ragionare questa mandria. Eppure io dico che in realtà è soltanto un'impressione. In realtà la mandria non è impazzita, di questo sono sicuro, ne ho la percezione. La mandria ha capito, soltanto che dice, come mi ha detto quel lavoratore, o andiamo dove dicono loro, oppure questi prendono i Winchester e cominciano a spararci addosso. Tump, 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 tump. Questo è il problema. È un messaggio quello che ci viene mandato. Non è tanto il panico. Il panico non c'è, ma c'è un chiaro messaggio. Intanto abbiamo combinato sto casino, col virus, state a casa, la mascherina, la fregna che vi cieca. Ma sappiate che sono pronti i Winchester. Tump, 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 tump. Ci possono ammazzare in maniera mirata, uno per uno. E quindi la mandria che fa? Priva di guida, ed è questo il vero problema, la mandria può seguire l'unico principio di potere che è sul campo, quello appunto
di coloro che possono decidere di fare tump, tump, tump. Questa è la realtà vera della situazione. Ora io che cosa si possa fare in questo momento non ve lo so proprio dire, però penso che tutto parta dal fatto di capire. Prima bisogna capire e fare in modo di indicare quali sono le ragioni di fondo, che sono semplicemente quelle di prendersi la roba e di prendersela come dicono loro. Rimodellare tutto, cambiare tutto. Poi certo si può fare un salto analitico e provare a dare delle spiegazioni. L'ho fatto in un video oggi. È inutile che ripeto cose che ho già detto. Non servono a me, tanto questi video li faccio per me. La questione è esattamente questa. Bisogna che le persone facciano uno scatto, provino a sforzarsi per capire non solo che ci stanno quelli che possono fare tump, 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 tump. Ma cominciare a riflettere su quello che ci vogliono togliere, che cos'è che ci vogliono togliere, come ci vogliono riorganizzare. E il punto non è tanto quello il Covid, scusate, di opporsi ad una riorganizzazione. No, perché il mondo, gli mondo si vota. È chiaro che le cose devono cambiare continuamente. Per forza di cose il tempo passa, tutto cambia continuamente e muta. Il punto è un altro. Il punto è che questi cambiamenti devono avvenire in modo, scusate la parola difficile, dialettica. Tra i cowboys che possono fare tump, 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 tump e la mandria. E anzi, la mandria, in una visione ideale, dovrebbe addirittura essere capace di... ma qui sto sognando, ma certo che sto sognando, no? La mandria che si mette allo stesso livello dei cowboys, ma può mai succedere? No, non è mai successo, ma almeno avere una capacità di resistenza, che questi cazzo di cowboys abbiano un po' di timore e quindi un po' di rispetto, e che magari gli passi per la testa l'idea che se prendono il fucile e fanno tump tump, il terzo tump non lo fanno, perché la mandria gli si rivolta contro e gli schiaccia, come io ho schiacciato questi animali. Questa è la questione. Almeno questo. No, Dio mio, che roba. Che roba. Ma è possibile la democrazia? Sì o no? La democrazia? L'ho già detto qualche anno fa, invitato da un amico, andai a Casale Monferrato. E dissi una cosa che è rimasto uno dei punti fermi del mio modo di vedere le cose. La democrazia c'è sempre, bisogna vedere quanto è largo il recinto della democrazia, cioè il luogo dove agiscono i pari che possono prendere decisioni. Quando questo recinto è molto molto piccolo, ristretto, allora siamo in oligarchia. Quando è un po' più largo la chiamiamo democrazia, ma la democrazia assoluta non esiste, non può esistere. La mandria ci sarà sempre, ma i cowboys sadici che credono di poter fare il cazzo che gli pare non sono neanche una cosa inevitabile. Invece oggi è così. Oggi è così purtroppo, ma io mantengo un po' di speranza
perché parlo con le persone, li incontro e vedo che non sono terrorizzati dal virus. D'altra parte, se ci fosse veramente un virus pericoloso, ma secondo voi ce lo dovrebbero dire questi quattro stronzi che ci dobbiamo stare attenti, ma che siamo veramente stupidi? È ovvio, no? Mi pare evidente, questo è un discorso elementare. Il pericolo oggi non è una percezione reale, è una percezione costruita. Perché se voi smettete di guardare la televisione, di leggere i giornali, di stare sui social, voi andreste in giro, vedreste sti quattro scemi che girano con la mascherina e direste: ma perché girate con sta cazzo di mascherina? Non c'è motivo, non ci potreste arrivare, non ci sono i morti. Ma santo Dio, ma ci vuole tanto per capire questo? Io non lo so, mamma mia, che tempi che stiamo vivendo. Questi vogliono rimodellare il mondo e in Italia sono particolarmente feroci, sono delle bestie feroci. Io li chiamo la borghesia cotoniera, ma sono fin troppo gentile a chiamarli così. Non lo so come dovrebbero essere chiamati, con le parole più spregevoli, più sprezzanti che si possono immaginare. Questi pensano di poter fare tump, 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 tump. Che questo ci fanno capire. Come ha detto quel lavoratore, o facciamo come ci dicono, o questi ci ammazzano tutti. Vergogna, ragazzi, vergogna. Vergogna morale, questa è una vergogna morale, perché è logico che i più forti vincano, ma dove sta scritto che i più forti debbano essere loro? Da dove nasce la nostra debolezza? La nostra debolezza nasce da un deficit morale, vogliamo vivere in eterno, questo è il punto, non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo vivere in eterno. Noi dobbiamo dire a questi pezzi di merda che noi vogliamo morire, non vivere in eterno. Noi vogliamo fare la nostra vita con onore e poi morire. Non ce ne frega un cazzo di morire. Questo è il punto, questo coraggio dobbiamo ritrovare. Il coraggio di morire, perché senza il coraggio di morire non si può vivere. Si vive da schiavi, da topi, da esseri schifosi. Lo capite o no? Il coraggio di morire significa il coraggio di vivere, perché la vita inizia e ha un termine, e se è dominata dalla paura del termine, allora non è una vita, ma è una lunga attesa di questo termine del cazzo, che ci sarà, non può non esserci, deve esserci, vogliamo che ci sia, vogliamo morire. Perché è giusto, siamo nati, ma da dove cazzo veniamo? Dove stavamo prima? Scusate, ma non ho capito. Ci siamo ritrovati nella vita a un certo punto, sappiamo che questa vita terminerà, e nell'intermezzo che vogliamo fare? Vivere schifosamente, in modo veramente vergognoso, piegando la testa, strisciando per terra, calandoci i pantaloni, offrendo l'ano, ma è questo che vogliamo fare? Ma non esiste, ma lo capite che non esiste una cosa simile? Io sti video li faccio per me, me ne frega un cazzo di chi mi segue, che mi prenda per pazzo, ma fate come cazzo per rare. Dobbiamo amare la morte, perché è il compimento della vita,
se vogliamo apprezzare ed amare la vita, non c'è via di mezzo. Ma io ho 65 anni, no? Avrò vissuto il 90% della mia vita, abbastanza dignitosamente. Se mi guardo indietro, ciò di cui mi vergogno sono tutte le occasioni in cui non ho avuto abbastanza coraggio, in cui sono stato vile. Lo capite? E allora mi rivolgo soprattutto agli anziani come me. Abbiamo poco tempo per riscattarci. Se abbiamo fatto degli errori nel passato, abbiamo commesso errori di viltà, siamo proprio noi anziani che dobbiamo avere voglia, fretta, l'ansia di riscattarci. Dobbiamo fondare le brigate grigie, altro che brigate rosse, le brigate grigie dobbiamo fare. Capite? Perché alla fine la vita finisce per cancro, per diabete, per infarto, per una piccolissima minoranza di influenza. Eh? E che cosa è stata la nostra vita nel frattempo? Eh? Cosa è stato? Un piegarsi, un essere vili, sottomessi ai più forti. E perché? Perché? Il che non significa scagliarsi contro un avversario più forte che può ucciderti. No, significa essere consapevoli anche, anche nella fuga. Bisogna sapere che non è che si fugge perché quello è migliore di noi, perché le condizioni ci costringono a fuggire, come mi ha detto quel lavoratore, lo ripeto sempre, dobbiamo obbedire perché altrimenti ci ammazzano. Bellissima quella frase. Ma lo sa però, quell'uomo lì che me l'ha detto, lo sa. Non obbedisce perché è convinto, ma perché altrimenti ci ammazzano. Saperlo è fondamentale, fa la differenza. Siamo aggrediti, vogliono la roba nostra, vogliono la nostra vita, vogliono comandarci, vogliono fare quello che vogliono di noi. Dobbiamo saperlo. Questo è tutto, capirlo. Altro che virus, organismi superiori, complessi come siamo noi, che hanno paura del virus. Noi dobbiamo avere paura degli altri organismi a pari nostri, al nostro stesso livello. Sono quelli i più pericolosi, sono gli uomini i veri nemici, altri uomini, non il virus. Ci si riesce a farlo capire alla gente? Non lo so. Io però lo dico, la penso così. Da sempre la penso così. Veramente la penso così da sempre. Non sempre sono stato all'altezza dei miei convincimenti. Qualche volta la paura, l'istinto di sopravvivenza, chiamatelo come vi pare, mi hanno frenato. In alcune occasioni, guardando al passato, devo riconoscere di essere stato vile e non, come dire, intelligente, cioè fuggire davanti a un pericolo che non puoi affrontare, che è una cosa comprensibile. No, la viltà è un'altra cosa. La viltà è quando tu il pericolo, che c'è il pericolo, lo puoi affrontare e non lo capisci. Perché prevale l'irrazionalità. Smetti di essere un uomo, un essere razionale, un essere superiore per questo motivo. Vieni preso dal panico, diventi una bestia spaventata. E è capitato a tutti, è capitato anche a me. Ed è di questo io mi vergogno. Perché in quei momenti, quando ho fatto questi errori, mi sono degradato a livello di un animale. Per fortuna qualche volta sono riuscito invece ad affrontare la paura e a vincerla.
e a rimanere un uomo, un essere razionale, un essere superiore. Superiore di te a cosa? Non lo so, superiore basta. Questo è il punto. Vincere la paura. Fuggire, se la ragione ci dice che non c'è possibilità. Affrontare lo scontro, quando invece la ragione ci dice sì, la possibilità c'è, ma devi rischiare, altrimenti perdi. E perdi oggi, perdi domani, perdi dopodomani, perdi ancora dopodomani ancora. E se perdi sempre? Ma si può vivere perdendo sempre? E allora noi ci troviamo in una situazione del genere. In una situazione cioè in cui la paura si è impossessata di troppi e questi troppi sono disposti a perdere tutto, tutto, quando potrebbero tranquillamente affrontare il confronto. Magari la vittoria non è certa, ma combattere, si può combattere. Dobbiamo combattere se vogliamo essere uomini e non bestie spaventate. Lo metto sto video? Non lo so. Ho detto un sacco di cose, vedremo, ma li faccio per me sti video, li faccio soltanto per me.